Eccomi, scusi il ritardo. Non si preoccupi. Comunque mi ha detto che non è riuscita a parlare col professore. No, in effetti sono 2 settimane che lo rincorro per parlargli, ma è sempre troppo impegnato. Penserà che io sia tipo una stalker. Ma se figuri, normale routine per il professore. Dunque, mi dica come intende procedere con la tesi. Sì, ecco, io avevo pensato di cominciare dalla suddivisione in 4 necessità di Schopenhauer, che poi è alla base del suo principio sulla casualità, che trattò nella sua prima opera del 1813. Sì, sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente. Ecco, visto che proprio il mese scorso ho seguito un seminario con il professore su Schopenhauer, pensavo che magari potesse essere interessante poter approfondire con lui alcuni argomenti trattati a lezione, in modo tale che se magari mi è sfuggito qualcosa. Perfetto, chiaro, grazie. Faremo in questo modo. Ci vediamo alle 17 in punto in questo luogo. Ora mi scusi, ma io devo andare. Si sente bene? Come dice? Si sente bene? Sì, sì. Allora più tardi, non so proprio come ringraziare. Grazie. Allora, ti piace? Che ti avevo detto che qua fanno il gelato più buono di tutta la città. Pensa che mio padre mi sopportava quasi tutti i giorni. Senti, Simone, che ne dici se io e te ce ne andiamo al cinema? Il film lo scegli tu, quello che vuoi, eh? Sì, sì, va bene, va bene. Simone, aspetta un attimo qua, perché papà deve andare a salutare un'amica. Non ti muovere, torno subito.
Ti posso presentare mio figlio Simone? Ma che carino, ti somiglia tantissimo. Sì, è un po' timido. Ciao. Dai, lascia stare. Ti offro un caffè. Papà, ma il cinema? Nella notte una bambina zitta zitta si avvicina e c'è morta e tu sai che sta cercando proprio te. Perché ti stai a bere ancora quella merda? Da quanto tempo sei lì? Da un po'. Ho dormito poco stanotte. E che pensavo continuamente alla ragazza col vestito rosso. Ma ormai è passato. Non è così? Sì. Lo sappiamo entrambi che ci pensi continuamente. Piccola mia, dolce angelo. Mi pare fosse questa la sua frase preferita. No? No. Sì. Le femmine sono esseri subdoli e ingannatori. Quella ragazza con le sue arti impudiche rovinò la vita tua e di tuo padre. Non vorrei che ci accada di nuovo, vero? Guardati da colei che sta per varcare quella soglia, poiché ella è come tutte le altre. Non sta succedendo, non sta succedendo. Tuo padre non è riuscito a salvarsi. Doveva prevedere quello che sarebbe successo. È stato uno stupido coglione! Tu devi essere più forte di lui. È l'ora di scuoiare il maiale. Il grosso cacciavite che sta nel cassetto della credenza. Usa quello! Io non sono capace. Fallo! Tingi di rosso questa tua esistenza grigia. Diventa uomo finalmente! Tu devi essere più forte di lui. Sì, piano terra. Salve, per un momento pensavo di aver fatto tardi.